E noi voltiamo pagina, parliamo di mobilità ecosostenibile e vediamo cosa ha fatto l'aeroporto di Bologna per incentivare gli spostamenti in bicicletta. Ce ne parla Nicola Zanarini. Con l'auto si rischiano gli ingorghi all'ingresso del Marconi, soprattutto in questo periodo di grandi partenze, e il people mover va a singhiozzo. Allora perché non andare in aeroporto col mezzo più agile, economico ed ecologico che ci sia, la bicicletta? Per incentivare la mobilità sostenibile è stata inaugurata una nuova area di posteggio per 40 bici e 10 monopattini. Si trova in uno spazio coperto a un solo minuto a piedi dall'ingresso principale del terminal passeggeri. Le rastrelliere sono di ultima generazione, chi arriva qui col bike sharing o con la sua due ruote ha anche a disposizione una colonnina di manutenzione per i mezzi che sono videosorvegliati. Questo progetto fa parte del più ampio piano di sostenibilità di Aeroporto di Bologna e è proprio all'obiettivo di cercare di fare in modo che più persone possibile possano raggiungere l'aeroporto in maniera sostenibile. A usare la nuova stazione saranno almeno inizialmente soprattutto circa 5.000 lavoratori dell'aeroporto che possono sapere quanta CO2 risparmiano in bici grazie a un'app e ricevono anche premi in busta paga per gli spostamenti ecosostenibili. Ma la BLQ Bike Station è pensata anche per i turisti. Molti giovani partono con il loro zaino che deve essere comunque inferiore ai 10 kg per la maggior parte delle low cost, e quindi è una buona possibilità anche per loro e comunque un domani anche per tutti i cicloturisti. Amanti dei viaggi in bici che possono già entrare in sicurezza al Marconi grazie a nuovi percorsi ciclopedonali interni all'area aeroportuale, ed è anche in progettazione il collegamento delle ciclabili dello scalo con il centro storico e con la ciclovia del Sole nell'ambito della Bicipolitana bolognese.